Ciao, sono un po' incastrata. Ciao, allora in questo video vi volevo far vedere i prodotti terminati del periodo. Sono prodotti misti, quindi principalmente però di beauty, perché comunque di prodotti di make up, come sapete, non è che li finisca molto spesso. La location è differente perché sono a casa di mia madre oggi e visto che avevo del tempo mi sono portata appunto i prodotti terminati e sfrutto un po' di luce diurna per fare una cosa un pochino diversa. Quindi iniziamo, ho tutto dentro questa busta, pesco a caso. Allora, ho terminato il Perfect Complexion, l'Instant Radiance Serum di Douglas, della linea Beauty System. Praticamente questo è un siero illuminante per il viso, appunto. Si applica semplicemente premendo e poi stendendolo sul viso. Io lo applico dopo la crema idratante e contiene delle microparticelle luminose che appunto danno un colorito più fresco, più luminoso alla pelle. Mi ci sono trovata molto bene, sinceramente non ha altri effetti se non quello appunto di rendere la pelle più luminosa e quindi non credo che comunque lo ricomprerò, perché io credo che se una pelle sia sana, sia curata, non richieda l'applicazione di un siero illuminante. Però non è male, mi ci sono comunque trovata molto bene. Non è pesante, si asciuga velocemente sulla pelle e non lascia appunto la pelle appiccicosa. E quindi questo non lo ricompro, però comunque non è male. Ho finito lo shampoo Clair, io uso questo da uomo e comunque io soffro di dermatite seborraica e ho notato che questo mi dà un sollievo allucinante, nel senso quando io l'attacco forte di dermatite utilizzando questo un paio di giorni comunque si placa tutto quanto, ho il prurito qui, il prurito dietro la nuca, mi placa tutto. Non sarebbe il prodotto più indicato, perché comunque essendo uno shampoo antiforfora non sarebbe indicato, però io comunque mi ci trovo bene e continuo a ricomprarlo, anzi quando proprio ho provato a cambiare tipo di shampoo diciamo la forfora, non la forfora, la dermatite si è esplosa di nuovo con tutta la sua forza. E quindi questo lo consiglio, soprattutto perché costa anche poco, perché rispetto a uno shampoo per la dermatite che può costare anche 10-12 euro, questo l'ho visto anche a 3 euro e quindi ben venga, soprattutto per il risparmio. Un altro prodotto che ho terminato è dei coloniali, il Body Milk alla Ardent Amber, quindi all'ambra qualcosa. Intanto dietro c'è scritto che è paraben free, quindi è senza parabeni. Come ci sono trovata? Allora, il profumo non è dei più amati per me, perché comunque io non amo i profumi con l'ambra, profumi talcati, questo tipo di essenze non le amo particolarmente, io sono più per gli agrumati. Questo infatti mi è stato regalato per un Natale l'anno scorso, 2 anni fa credo, e poi è andato nella coda di utilizzo e però fa il suo lavoro, nel senso io questo lo utilizzo sulle braccia, sulla parte alta del corpo, perché comunque le gambe molto secche e quindi mi richiede l'applicazione di un burro, comunque di qualcosa molto più nutriente, molto più idratante, e quindi questo qui l'ho applicato sempre sulla parte alta della pelle. Mi ci sono trovata bene perché appunto come ho detto il suo lavoro lo fa, a parte appunto la profumazione. Non lo ricomprerò proprio per il motivo della profumazione, perché comunque non è particolarmente amata da me. Però comunque se voi amate questo tipo di essenze, questo tipo di profumazioni, dategli un odorato, dategli una possibilità, perché comunque non è male. La maschera purificante all'argilla di Bottega Verde. Allora, questa me la porto appresso praticamente, credo che siano ormai 3 o 4 anni. È una carogna che ce l'avevo praticamente qui. Non perché comunque non mi piaccia, ma perché comunque non la utilizzo come maschera principale all'argilla. Ho tre maschere che utilizzavo in alternate, non facendole nemmeno tutte le settimane, perché comunque utilizzando il Visiapur sotto la doccia, un effetto già comunque esfoliante, un effetto comunque purificante della pelle, l'avevo già. E quindi questo quando magari l'avevo la pelle particolarmente stressata, particolarmente stanca, oppure comunque anche dopo l'esposizione al sole
la pelle sentivo che aveva necessità di un trattamento un pochino più intenso, l'andavo ad applicare. Mi ci sono trovata sempre bene, il prezzo se non ricordo bene non era altissimo, comunque sotto i 5 euro credo, non ricordo se l'ho comprato in un outlet o in un negozio regolare, però comunque il prezzo non è elevatissimo e comunque mi ci sono trovata bene. Si presenta appunto in crema che va stesa sul viso, lasciata asciugare per, qui dice 10-15 minuti, io non superavo 10 perché poi quando iniziava a seccarsi mi tirava la pelle e poi la rimuovevo con una pezzettina, con una spugnetta di quelle in come si chiamano, una spugnettina di quelle di spugna che si usano anche per togliere il trucco. Comunque passavo con quelle, con quella e toglievo e la, comunque la pelle rimaneva più matte, più opaca, aspetto più puro ce l'aveva. E quindi questo credo che quando andrò all'outlet lo ricomprerò. Con mio sommo dispiacere, dramma e desolazione ho terminato l'Advanced Night Repair di Estée Lauder. Allora, il prodotto è questo, questo qui. Questo mi è stato regalato 2 anni fa al corso di formazione presso la Dailas. C'era anche una rappresentante di Estée Lauder che ci ha parlato appunto della linea, dei prodotti e tutto quanto, e ci regalarono appunto alcuni prodotti Estée Lauder. Che dire, io questo lo amo. L'ho utilizzato centellinandolo, utilizzandolo solo per le, diciamo, occasioni speciali, nei giorni precedenti le occasioni speciali, perché comunque la pelle appare più luminosa, appare più fresca, appare più compatta, vedi proprio un miglioramento della pelle in maniera impressionante. Qualche brufoletto favoriva anche la scomparsa di questi brufoletti, i rossori e tutto quanto, e quindi io l'ho amato. Il prezzo l'ho visto al negozio è elevato perché costa sugli 80-90 euro mi sembra. In offerta l'ho visto anche a 70, a una settantina di euro, sì, una cosa del genere, forse un pochino di più, sempre in un outlet. Quindi per questo motivo non lo ricomprerò, però credo che quando avrò un minimo di disponibilità economica maggiore, perché come sapete io da questo momento ormai è un anno che non lavoro, comunque lo ricomprerò perché ne vale assolutamente la pena. Ha il dosatore con la pompetta e quindi permette anche di centellinarle in uso, ne bastano comunque 3-4 gocce per tutto il viso e io lo applicavo anche sul collo e diciamo, come ho già detto, l'effetto, i risultati si vedono. Quindi questo ve lo consiglio, se volete un siero che faccia comunque il suo mestiere, questo ve lo consiglio. Un altro prodotto terminato è l'olio di mandorle dolci di Auchan, questo qui. Questo è puro olio di mandorle dolci, senza profumo, anche gli ingredienti come potete vedere c'è scritto solo due. Qua. Metti a fuoco, eccolo, solo olio di mandorle dolci praticamente. E costa pochissimo perché costa all'incirca 3 euro. È uno degli oli più economici che io abbia trovato, perché normalmente questi oli costano comunque una cifra abbastanza non elevata, però comunque già abbastanza consistente. Sui 5 euro li trovate sempre, questo, mentre questo costa 2-3 euro all'incirca. Come lo uso? Io non lo uso sul corpo, lo uso semplicemente sui capelli, illuminisco le lunghezze e poi vado ad applicarlo, faccio una chignon e lo lascio in posa anche tutta la giornata e poi vado semplicemente a fare la doccia e li risciacquo. E dà un effetto estremamente nutriente alle sue lunghezze, le rinvigorisce, le rende più lucide, le rende più forti. Mi piace moltissimo e l'ho già ricomprato proprio per questo motivo, perché comunque lo utilizzo come trattamento o trattamento urto, quando vedo appunto che le lunghezze hanno bisogno di un trattamento un pochino più intenso, vado ad applicarlo. E ho fatto scocchiare le dita e quindi comunque ve lo consiglio, se avete uno Shan provatelo, perché appunto il rapporto qualità prezzo, c'è la porta che sbatte, il rapporto qualità prezzo è molto vantaggioso. La Fito 7,
Allora, io l'ho comprata a seguito di alcune recensioni che ho visto sul tubo di alcune youtuber, in particolare di una youtuber che continuo a seguire anche se ormai mi è particolarmente scaduta, non mi piace più particolarmente come persona, la trovo molto vanesia e quindi non la seguo particolarmente. Non vi farò il nome perché non ho intenzione di farle pubblicità, quindi non la nominerò. Però comunque, oltre a questa persona, ho visto anche altre recensioni che ne parlavano bene e quindi, spinta appunto dalla curiosità, sono andata a comprarlo. Era in dubbio tra il 7 e il 9, però comunque la farmacista mi ha consigliato il 7 perché, non avendo le lunghezze molto rovinate, ha detto non mi serve una cosa estremamente nutriente e quindi ho preso il 7. Devo dire che è una crema molto buona, è una crema dal giorno per i capelli, va applicata capelli asciutti, io la applico anche sui capelli bagnati, sulle lunghezze, e questo nutre appunto il capello. Mi ci trovo molto bene perché appunto, sì, adesso risbatte la porta, le punte appaiono chiuse, appaiono più luminose, appaiono in salute, e secondo me fa un vero e proprio trattamento rigenerante. Spesso mi capita di avere le punte, avendo i capelli comunque molto lunghi, perché comunque i miei capelli sono molto lunghi, mi capita di avere le lunghezze, soprattutto la fine, un pochino secche, perché bene o male la parte finale sono capelli tra virgolette morti, quindi non è che abbiano tutta questa particolare vitalità. E con queste però vedo un risultato, un miglioramento notevole, e quindi appunto ve lo consiglio appunto se non avete dei capelli estremamente rovinati, ma semplicemente volete dargli un boost in più, uno sprint in più. Costa sui 13-12 euro, non costa poco, però comunque ne basta una quantità estremamente minima, perché io le metto la punta di un dito, praticamente una cosina così la passo tra le mani e poi vado a passarla tra i capelli facendo questo movimento così, in modo da prendere bene tutta la ciocca, tutta la massa, e i risultati si vedono. Quindi della Fito ve la consiglio. Ho inoltre sentito alcune che si lamentavano dell'odore. Questa sinceramente non ha un odore, almeno per me non ha un odore sgradevole, non ha questo odore forte di erbe, non ha questo forte odore che non piace, a me è quasi inodore, ha un leggero sentore profumato che non riesco sinceramente nemmeno a inquadrare, e comunque viene tranquillamente coperto dallo deodorante, dal profumo, viene tranquillamente coperto e svanisce nel giro di pochi minuti, quindi non è nemmeno una cosa così fastidiosa. Della Essence, semplicemente i cerottini per il naso, questo credo di avervene parlato anche nell'ultimo video degli Empties, prodotto come al solito buonissimo, toglie le impurità, come una battaglia, toglie le impurità, lascia la pelle comunque visibilmente migliore rispetto al prima. Il prezzo è come al solito ottimo, perché credo che costi sui 3, massimo 4 euro, e il risultato lo vedi subito, perché una volta che togli vedi gli schifi che vengono tolti. E quindi questo è un evergreen, un sempre consigliato. Ok, detto questo, video si conclude qui. Se avete commenti o curiosità sugli eventuali prodotti di cui vi ho parlato, lasciatemi tranquillamente un messaggio qua sotto. Se vi piace questa serie di video sugli Empties, mettetemi un pollice in su, o se vi va iscrivetevi al canale perché fa sempre piacere. E se avete dei prodotti da consigliarmi che possono essere sostituiti, che possono andare in sostituzione al siero dell'Estée Lauder, quindi all'Advanced Night Repair, lasciatemelo detto, perché sto cercando adesso un sostituto per lui, perché appunto avendolo terminato sto cercando un siero sostitutivo, e nient'altro, che altro dirvi? Ah, se avete anche una crema per il corpo molto nutriente da consigliarmi, fatemi sapere, perché comunque io sono sempre alla ricerca di creme per le gambe che possano comunque dargli un aiuto, perché già sono secche per conto loro. Detto questo, un saluto, al prossimo video, ciao!